Sono prontissima a partire con i profumi per la primavera. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Cristina e oggi parliamo di profumi per la primavera. Dunque, parliamo di profumi per la primavera, così con un primo video per cui ho pensato appunto di realizzare qualche contenuto proprio relativo a questa stagione che molti di voi amano. Io non la disdegno e non la odio, ma per me è preludio di quella che è una stagione orrenda che è l'estate. Per cui direi di partire subito piuttosto a caso. Sicuramente ci sono dei profumi che avete già visto, altri no, per cui partiamo subito. Allora, il primissimo di cui vi parlo è un profumo che ha un costo, diciamo, secondo me, che è un costo medio, ma che per me si attesta assolutamente tra i low cost. E sto parlando di un profumo di Teodoro Scalotinis, il cui prezzo è 45 euro per 50 ml, parlo di Plumeria. Questo è un profumo di cui io vi parlo da tantissimo tempo, so che tanti si prendono così meriti che non hanno, ma Scalotinis è praticamente, l'ho inventato io, siamo Pippo Baudo. Vabbè, sto scherzando adesso, ma non troppo. Ma questo è un profumo che, ok, è dedicato a questo fiore, la Plumeria, che è un fiore tipo del frangipane, se non sbaglio, cioè una cosa simile, la famiglia è quella. Ma questo profumo in realtà sa di pulito, sa di, questo è un mix fra vari sentori di pulito, cioè non si può dire che sappia di lenzuola pulite. È un odore leggermente muschio biancato, raga, tutti i giorni me ne invento una, cioè un leggero sentore proprio di muschio bianco. È un mix fra lenzuola pulite, abiti puliti, lavanderie e cose simili e una doccia appena fatta, ecco, quindi è questo mix di sentori, perché io sento parecchio questa nota di muschio bianco all'interno, che me lo fa piacere veramente un sacco. Sono oltretutto con un rapporto qualità-prezzo, ripeto, eccelso i profumi di Scalotinis, perché hanno anche delle durate lunghissime e vi ripeto, 50 ml per 45 euro è veramente poco per profumi del genere. Altro profumo di cui vi parlo, che secondo me comunque è un profumo molto quattro stagioni, ma per me questa è la sua stagione, è questo Blue Diamond Imperial Parfum. Allora, questo è un profumo che a me ha fatto innamorare al primo spruzzo. Ormai purtroppo non ho più posto dove spruzzarmi, perché mi sono spruzzata di tutto. Ah, cioè, vi leggo le note e poi ve lo racconto, perché le note non possono rendere il profumo che è questo, il sentore che lascia. Allora, mandarino spagnolo, fiori d'arancio e bergamotto sono in testa. Nel cuore c'è rosa turca, gelsomino egiziano, patchouli indonesiano e legno di Assam. Nel fondo c'è sandalo indiano, legno secco, ambra grigia, vaniglia dolce. Dunque, questo è un profumo sicuramente che comunque ha un sentore che sa di pulito. Un leggero, leggerissimo sentore tipico dell'ambra grigia, che in questo caso è un'ambra grigia vera, quindi una vera ambra grigia che dà comunque a questo profumo un certo spessore. Io poi sento questo mix di note molto belle, anche agrumate, ma sento un leggero sentore canforato, come se fosse un leggerissimo, però una cosa leggera, veramente cercate di cogliere, perché alla fine la descrizione potrebbe risultare quasi disturbante se vi dico che ha un leggero sentore di naftalina, ma ce l'ha, e ha questo che è proprio leggero, molto leggero di naftalinoso, che mi fa veramente impazzire. E secondo me è proprio quello che gli dà quel quid di originalità molto, molto intensa. Se non lo conoscete, è anche molto difficile da descrivere, dovreste provarlo, perché è un sentore proprio unico addosso, molto unisex. Peraltro, secondo me è molto, molto adatto per la primavera, perché è un profumo che comunque definirei fresco, ma questa nota un po' particolare gli dà quel che un po' più di profondo, no? Che potrebbe comunque risultare così più adatto alla primavera piuttosto che l'estate, anche se secondo me è quattro stagioni ovviamente,
Però veramente, veramente molto, 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 molto bello. Veniamo alla nota dolente, ragazze. Io ve li faccio vedere tutti e due, anche se secondo me, diciamo, per antonomasia, uno è più, diciamo, adatto rispetto all'altro per la primavera, anche se io li porto tutte e quattro le stagioni questi profumi, e sono due profumi di Blendwood, brand che purtroppo da Ick Cosmetics, che è il distributore che comunque distribuisce Blendwood, verrà tolto, quindi a breve questi profumi non potranno più essere reperiti. Ora li trovate ancora tranquillamente, ma vi dico che secondo me manca poco. Tupai Love è un profumo dedicato a un'isola della Polinesia, un'isola che è incontaminata dall'uomo, quindi c'è, non c'è presenza dell'uomo sopra quest'isola, quindi questo è un profumo molto particolare, che è un profumo molto strano, che non ha assonanze con null'altro. C'è un burro d'iris molto, molto, molto strano per quanto riguarda un profumo dedicato a un'isola, ma nell'insieme diventa un profumo molto esotico. Esotico, diversissimo da tutti quelli che io abbia mai sentito finora, ma veramente, che ricorda molto, ripeto, paesaggi lontani, ma si allontana totalmente da spiaggia, mare, creme solari, fiori di tiare, fiori di, non so, frangipani, vaniglie, cose del genere, assolutamente no. Cioè io ho avuto come l'impressione che questo odore nuovo, ma così esotico, che ti rimanda immediatamente a un paesaggio esotico, sia stato comunque come un dono, no? Fatto da quest'isola all'uomo, per ringraziarlo di non aver mai contaminato con la sua presenza la sua terra. Quindi è un sentore nuovo che quest'isola ha raccolto dalle varie cose che crescono lì e che noi non conosciamo, così questo ovviamente è una mia fantasia, ma un racconto che mi piace e che proprio mi dà l'impressione di riuscire a farvi capire di che cosa sa questo profumo. Una serie di cose che messe insieme ci regalano un sentore che per noi è nuovo, ma per lo spirito di quest'isola è molto familiare. E per ringraziarci, ripeto, di non aver invaso la sua isola e contaminato con la nostra presenza le sue terre e la sua vegetazione, insomma, e ci regala questa boccetta preziosissima. È un profumo buonissimo e io ve l'ho già detto una volta, allora i Blendwood sono tra i profumi, e questi sono profumi che io mi sono comprata, cioè, no? Ma bensì io sono una che ha scoperto Blendwood grazie al profumo che vi faccio vedere adesso, e che ha comprato già diversi profumi di questo brand. Ora ho questi due che sono i miei due preferiti, ma secondo me è uno dei brand che io quando indosso, cioè non c'è persona che non mi chieda che profumo porti, cioè è una cosa impressionante. Con questo, ma devo dirvi la verità, ancora di più con questo, che è Mazion di Blendwood, sempre ovviamente. Questo è un profumo molto bello, molto è leggermente speziato, molto sono quei profumi che io tendo a a, come si dice, definire un po' stregati, no? Quei profumi che ammaliano molto, quindi è un profumo assolutamente unisex, ma un profumo che secondo me è molto con un'anima femminile, ammagliatrice, molto seduttiva. Oltretutto sono profumi con delle performance lunghissime, leggermente speziato e un po' anicioso in partenza, poi si trasforma in uno speziato caldo, secondo me è un po' cipre, quindi c'è questo sentore leggermente cipre che dà questo, che è assolutamente molto raffinato, femminile, bello. Ripeto, questo è il profumo in assoluto più complimentato che io ho in tutta la mia collezione, posso dirlo, perché questo profumo mi fa ricevere complimenti in luoghi i più impensati, ma soprattutto in luoghi dove in teoria nemmeno dovrebbero sentirlo il mio profumo. Io ho ricevuto complimenti a fiere, a dentro dei negozi dove, di profumi appunto, dove comunque non dovrebbe esserci io che spicco su altro, ma in realtà sì, perché questo profumo veramente passa ogni come si dice, passa ogni ogni altro odore che si sente in giro. È veramente meraviglioso, ripeto, si trova ancora in giro, io sotto vi linko dove potete trovarlo, però vi consiglio di darvi una mossa, perché credo che appena si spargerà la notizia, questo sarà uno dei primi a sparire.
per dimostrarvi la mia reale, realissima amore per questo profumo, io ho il backup qua, perché comunque io non posso stare senza questo profumo. Questo è diventato negli ultimi anni, e ve l'ho messo anche tra le mie firme olfattive, una delle mie firme olfattive, ma è molto in alto nella classifica, cioè quindi se ve ne ho fatti vedere 7-8, questo è tra i primi posti, se non il primo. Perciò se volete dare retta alla Tenerelli, trovate il modo di sentirlo, ma raga, io per questo pure il blind buy, perché è troppo bello. Poi primavera, come faccio io a non consigliarvi Macaron? Questa è un'esclusiva di Enrico Buccella, Cerchi nell'acqua, per la profumeria Milis. Questo è Macaron. Macaron è un profumo che sa di Macaron ed è molto bello perché sa, cioè, sa di Macaron all'albicocca. Questa nota albicocca si sente tantissimo. Questo profumo che mi sono praticamente bevuta facendo questa cosa di spruzzarlo così, è un profumo che rende bene sia su cartina che su pelle, ma rende 100 volte meglio su pelle, perché questa evoluzione stupenda che ha dal partire comunque fruttato, perché si sente questa crema di albicocca, e arrivare ad essere molto biscottoso e mandorloso e molto vanigliato, poi e zuccheroso soprattutto nel dry down, comunque nel cuore, nel dry down e nel fondo, insomma, secondo il mio punto di vista è da sentire su pelle, perché diciamo che la scia, questa nuvoletta che lasci con questo profumo, è davvero molto diverso da quello che rimane sulla cartina. Quindi il mio consiglio è quello di riuscire a sentirlo. Ovviamente i gusti sono gusti, ma persistenza, veramente Enrico Buccella, una cosa esagerata, un profumo veramente buonissimo, che secondo me è buono in tutte le stagioni, ma questa nota fruttata di albicocca, secondo il mio punto di vista, ripeto, è adattissima per la primavera. Altro profumo che secondo me per la primavera è meraviglioso è questo del brand Le Folies de Parfum, che è un profumo che secondo me, cioè, non lo so, qualcosa di, non lo so, delizioso, mi viene da dire così. Io già lo conoscevo questo profumo perché lo avevo sentito da Profumix, che comunque ha il brand, ma non avevo mai avuto l'occasione di provarlo bene addosso a me. Ho avuto occasione di provarlo e mi sono innamorata. Quindi c'è pepe rosa, pompelmo, bergamotto, rabarbaro, lici, peonia e ambra, gelsomino e pera in testa, nel cuore c'è petitgrain, zucchero, ambra grigia, muschio di quercia, gelsomino e fresia, mentre nel fondo troviamo ambra grigia, muschio di quercia. È assolutamente da spruzzare su pelle, perché l'effetto che fa sulla pelle è un effetto veramente particolarissimo, cioè qualcosa di inimmaginabile. Allora, l'apertura è un'apertura molto bella perché c'è questo susseguirsi di note fiorite, leggermente ambrate ma fruttate, però c'è lici, pompelmo, rabarbaro, che io sento tantissimo, quindi è molto particolare. La cosa bella di questo profumo è che a un certo punto, quando arriva questo cuore zuccherino, sembra come che il petit grain, queste note comunque un po' più fiorite, sì, cioè non so, è come se ci fossero dei petali. Io sento anche la rosa, probabilmente non c'è, però nell'insieme io sento una rosa, ma è come se fosse una rosa con questi petali completamente caramellati nello zucchero, cioè non so se voi avete presente la frutta caramellata, pensate a dei petali di rosa caramellati, quindi si sente proprio questa nota zuccherina tantissimo. Ovviamente io il rabarbaro lo sento per tutta l'evoluzione e mi piace da morire, perché il rabarbaro nei profumi è buonissimo, sempre secondo il mio punto di vista, ma pochissimi profumi al rabarbaro sono comunque nei miei gusti, sono stati nei miei gusti, perché comunque spesso e volentieri lo trovo fastidioso. In questo caso mi fa impazzire letteralmente. Questo profumo è veramente la quintessenza della bontà, queste note zuccherine che a me fanno impazzire, ovviamente. Veramente un profumo molto raffinato, assolutamente originale, quindi mai sentito, cioè non è il classico frutto fiorato così, ma in realtà è un profumo molto 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 originale, che secondo me non so, a questa primavera farà impazzire un sacco di persone. Ultimo ma non ultimo, che ho rispolverato e messo comunque già in pole position da utilizzare in questi giorni,
È questo e si chiama, ovviamente lo conoscete benissimo, si chiama Dragé ed è di Reminiscence. Ed è il profumo facente parte del trittico attuale. Qualche tempo fa era comunque un ce n'erano 5, mi pare, se non mi sbaglio, o 4 o 5, ma secondo me erano 5 dei profumi delle Note Gourmand. Allora, le Note Gourmand sono una creazione, una linea creata da Reminiscence, direi già qualche anno fa, e sono stati tra i primissimi gourmand di nicchia a essere prodotti, diciamo, nella storia della profumeria, quelli proprio dedicati a qualcosa di veramente mangereccio, perché abbiamo Guimauve, per esempio, che sa di marshmallow, questo che sa di confetto, e tutti questi profumi sono profumi che, secondo il mio punto di vista, sono tra i capostipite, tra i proprio i capisaldi, cioè qualsiasi persona che ama i profumi dolci e gourmand dovrebbe avere in collezione tutte tra le Note Gourmand, che comunque costano pochissimo. Adesso le potete trovare anche a volte in offerta su Zalando, questi saldi privati a 30 euro i 100 ml, quindi davvero non costano molto. E adesso io lo spruzzo su cartina perché ho finito totalmente il posto dove spruzzarlo. Questo sa di confetto. È un confetto però particolare, perché non è il classico confetto che ricorda il confetto di Sulmona, ma qui abbiamo più lavorata la parte esterna, quella zuccherina, proprio, cioè confetto inteso come parte esterna di una caramella confettata. Ecco, quel tipico odore che si sente misto alla menta quando si mette il naso dentro a una confezione di Tic Tac, togliete la menta e quello che rimane è questo. È assolutamente originale, perché un altro profumo così io non ho mai sentito, non l'ho neanche mai più sentito fatto, ed è veramente veramente bello. Poi, insomma, vogliamo parlare dei packaging, che per me rimangono nella storia della profumeria, perché secondo me sono tra i più belli che ci sono, cioè io questi li terrei esposti sempre, per cui per me questo primavera è veramente perfetto. Dunque, i miei primo video sui profumi per la primavera finisce qui. Spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Ho cercato di mettere delle proposte anche un po' eterogenee, non c'è cose proprio super cost, ma direi che un paio di proposte almeno ci sono state, che possono rientrare in più budget. Sapete che comunque io ci provo sempre, ci tengo sempre. Come sempre vi ringrazio, vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video profumato. Ciao!